Riunito per la prima volta il Consiglio Comunale uscito dalle amministrative del 6 e 7 maggio. Il sindaco Paolo Calzolari ha giurato fedeltà alla Costituzione ed ha presentato i componenti della Giunta. Giuro di osservare realmente la Costituzione italiana. Erika Campana, assessore alle politiche sociali e sarà anche vice sindaco. Michele Negrini, assessore allo sviluppo economico e programmazione territoriale. Mirko Bortesi, assessore ai lavori pubblici, sport e cultura. Andrea Bianchini, assessore urbanistica, ambiente e valorizzazione territoriale. Il sindaco ha assegnato altri incarichi a 3 consiglieri di maggioranza. Davide Chieregatti seguirà le politiche giovanili e l'animazione culturale. Marco Travaini sarà capogruppo consigliare e seguirà le politiche per l'integrazione. Daniele Ghiselli seguirà comunicazione e partecipazione. Il sindaco ha proposto al Consiglio e al pubblico, che ha affollato la sala, un momento di silenzio per le vittime del terremoto ed ha quindi informato sulle iniziative prese subito dopo il sisma. Ha illustrato le linee programmatiche della sua amministrazione, sulle quali è stato presentato un documento dai consiglieri di minoranza. Il sindaco ha detto che nella prossima riunione del Consiglio darà tutte le risposte sugli argomenti presentati. Applausi sinceri di buon lavoro da parte del pubblico. Al termine, il sindaco Calzolari ha risposto a qualche domanda di Sermidiana. La prima domanda è circa l'iniziativa originale della colazione con il sindaco ogni sabato in un locale diverso. Ecco, volevo chiedere come sta andando. Ma abbiamo avuto sabato scorso proprio il primo... questo primo evento, diciamo, che va nella direzione di avere il massimo contatto con i cittadini. È un'iniziativa che i giovani assessori hanno sempre, ne hanno uno ogni minuto, quindi va benissimo, a noi sta bene. Il sabato noi ci troviamo sempre per fare il punto della situazione, quindi prima di trovarci andiamo proprio ad immergerci nelle situazioni con i cittadini, proprio per avere un contatto diretto e non perdere mai questo tipo di approccio, che è fondamentale. Quindi questa mattina è saltato, ma è solo un rinvio, perché nei prossimi sabato mattina la colazione col sindaco è ancora tutta da fare, quindi in programma. Ecco, la seconda domanda, brevissimamente, da sindaco non ancora giurato, c'è stato l'evento del terremoto, quindi brevissimamente quali sono stati gli interventi? Devo dire che l'efficienza del comune, dei dipendenti del comune e di tutti i cittadini è stata molto, molto gradevole, è stata una gradita sorpresa, nel senso che abbiamo visto muoversi immediatamente la struttura del comune, quindi la protezione civile, già pochi minuti, proprio 10 minuti dopo l'evento eravamo già in funzione, il municipio era già illuminato e faceva già da riferimento per i primi interventi, quindi sì, è stato un brusco risveglio, ma è stata anche una piacevole sorpresa, perché abbiamo visto che quando ci si muove coordinati si hanno dei risultati e si ha anche la soddisfazione di vedere che le cose funzionano. È chiaro, in un'emergenza del genere la prima preoccupazione era per verificare se c'erano delle vittime o delle situazioni disastrose. Verificato che queste, almeno nel nostro territorio, purtroppo nei territori vicini sono state anche delle vittime, da noi per fortuna non ci sono state, ma abbiamo avuto un battesimo abbastanza duro, ma devo dire che abbiamo anche dimostrato a livello proprio di struttura comunale, di cittadinanza, una coesione, una efficacia delle iniziative ammirevole. Quantità di danni? I danni continuano purtroppo a venire fuori. Noi abbiamo fatto una prima stima proprio nei giorni immediatamente successivi, nei primi 2-3 giorni abbiamo quantificato in circa 13 milioni i danni complessivi. È chiaro che ci sono dei danni come quelli alla chiesa parrocchiale e alla struttura della bonifica che erano presenti già dall'anno scorso. Sommando queste, quindi noi abbiamo avuto fra virgolette la fortuna di avere già delle cose danneggiate prima, e quindi di avere un po' di esperienza, però
diciamo che come danni, come quantificazione dei danni, se sommiamo i due eventi dovremmo essere superiori ai 13 milioni e riguarda soprattutto le strutture storiche, quindi le chiese, le abitazioni. Per quanto riguarda le abitazioni civili non è certo una situazione come quella di Mirandola o di Finale Miglia, dove la situazione in quel caso lì è veramente tragica. Da noi nel centro storico ci sono alcune situazioni critiche e soprattutto però la criticità è nelle abitazioni rurali, dove veramente lì i danni sono notevoli. E gli edifici pubblici? Gli edifici pubblici abbiamo la fortuna che non abbiamo avuto nessun riscontro, quindi tutti gli edifici pubblici sono agibili. Ovviamente con prudenza, nel senso che non voglio adesso dire che tutto sia a posto, però a livello di struttura gli edifici sono stati tutti verificati dal punto di vista strutturale e non c'è nessun edificio pubblico inagibile.